Ciao a tutti ragazzi, sono Ganzo ed oggi siamo su Minecraft e siamo in una nuova serie, ovvero la serie Hardcore. E ragazzi, sì, è la prima serie che faccio in Hardcore, però c'è sempre una prima volta. Allora, innanzitutto uccidiamo questa mucca, se ci riusciamo. Ok, comunque raga, mi è anche arrivato l'Octane. Momento. A me è anche arrivato l'Octane. Finalmente, quindi posso star sereno. Prendiamo questa legna. Cominciamo già a farci un paio di assi di legno, di assi di betulla. O di assi di betulla, come cavolo lo volete chiamare. È un cavallo? Sì. Allora, io direi di farci innanzitutto un tavolo, un banco da lavoro, poi lo piazziamo temporaneamente qui e ci facciamo già un paio di cose, un'ascia che è l'essenziale e un piccone. Se mi date un attimo faccio anche la spada. Perfetto raga, sì, prendiamo un attimo il tavolo che ci serve e rompiamo altra legna prima di andare a vedere nel villaggio che c'è. Ragazzi, comunque volevo dirvi che ben presto ricomincerò anche la serie della Fast and Furious series, quindi la serie delle macchine di Fast and Furious. Non è una serie che diciamo porto tantissimo, perché per trovare delle auto da fare uguali a quelle in Fast and Furious è molto difficile e poi ci perdo diciamo tantissimo tempo. Quindi non vi preoccupate che le serie continueranno. Forse l'unica serie che non porterò avanti è quella là di Mega Block Man 2, perché ho visto che non vi piace tanto e fa poche views. Ok, questa linea ci basta, andiamo nel villaggio, dei villaggeri a caso. Allora, vediamo qui, non c'è un cazzo. Qui, l'albero, un attimo, uno, due, questi libri che poi ci serviranno, ve lo assicuro. Questa qui in teoria dovrebbe essere la casa del fabbro, se non mi sbaglio. Sì, c'è la cesta. Che cazzo faccio? Un diamante già così. Spada di ferro, pantaloni, corazza, pagnotta, diamante e pagnotto. Ok, siamo andati bene. Ci prendiamo anche la cesta. Ci prendiamo questo che era nostro. Ok, siamo andati abbastanza bene, dai. Ok, ci prendiamo qualche altra cosa. Poi ci prendiamo questi due bellissimi forni. Qua è possibile che non hanno niente, nemmeno una piantagione. Boh raga, assurdo, non hanno una piantagione. Assurdo. Ok, devo cercare di non dimenticarmi che siamo in hardcore, quindi possiamo morire in niente. Ah, direi di metterci subito la corazza e la gambiera. Ok, la spada diciamo che ci possiamo anche arrangiare per il momento. Non lo so, qui non c'è una pecora, è assurdo. Cioè, niente pecore, niente letto, raga, significa. Raga, io sinceramente non so come passare la notte. Non so, avevo pensato di accamparmi magari qui, no? Un cazzo, ragni. Zombie, ragni, raga, qualche altra cosa. Non è che poi va a finire che mi devo fare un pillar, ragno di merda, via. Sì, i creeper, ciao. Lì c'è uno zombie che mi insegue, vaffanculo. Oh merda, pure uno zombie. Ok, raga, facciamo una cosa, ci accampiamo qui per la notte. Poi sinceramente non so cosa fare. Facciamo giusto una piccola casa, che poi non è nemmeno proprio una casa, però diciamo un piccolo accampamento. Diciamo che ora inizio a non vedere più niente, però dettagli. Arenaria qui, arenaria qui, la porta. Cerchiamo innanzitutto di rompere adesso diamante che ci serve. Intanto prendiamoci queste bistecche e mangiamo. Questo sarà il nostro accampamento per le emergenze. Intanto io direi di andare a prendere un altro po' di legna e andare a decidere dove accamparci seriamente. Vediamo se da qui riusciamo a vedere qualcosa. No, effettivamente non siete un cazzo, è tutto deserto. Di nuovo la montagna di prima, fortuna. Ok, proviamo ad andare dall'altro lato stavolta. Cioè, qui c'è uno spawn di mucche infinite. Spawnano mucche all'impazzata e nessun altro animale. Una cosa assurda. Oddio raga, zitti, due pecore. Quattro pecore, ferma. Altra pecora. Le pecore le abbiamo trovate. Ora c'è stato un altro problema.
Come diamine si fa sto letto? Penso come su PS3. Tipo 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sì, raga, sì. Meno male, ci abbiamo pure il letto. Ok, raga, ci abbiamo pure il letto. Allora, ragazzi, io direi che per questo primo episodio della serie hardcore di Minecraft può bastare. Siamo riusciti a fare un letto. E soprattutto, ragazzi, siamo riusciti a trovare questa armatura, questa spada, che ci salvano veramente il culo. Lì non so se è il villaggio dove siamo andati prima o è un altro villaggio. Comunque, dettagli. Allora, ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, commentate, condividete, naturalmente iscrivetevi al canale. Qui da Ganzo e da Sub Zero è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Bella, ragazzi.